Buongiorno a tutti quanti! Prepariamo la colazione? Allora, come potete vedere c'è una bella luce, è giorno. Praticamente la situazione è questa. Sono in smart working, oggi è mercoledì, è il 28 ottobre. Praticamente è lunedì sono andata a lavoro. Ero già un po' in ansia perché mamma comunque mi ha chiesto di cercare di capire un po' al lavoro se avrei potuto organizzarmi per lavorare a casa. In effetti per il lavoro che faccio posso benissimo lavorare da casa. E quindi ne ho un po' parlato e poi devono sentire anche il mio tutor del tirocinio. No! Tu non ci vai sul tavolo. Per capire un po' che come muoverci per la situazione del virus. E sono a casa, riesco a fare benissimo tutte le cose, mi sono organizzata tutto quanto. E però sì, è un po' così, mi dispiace, ecco. Diciamo che mi sono anche un pochino in ansia perché purtroppo mia nonna è risultata positiva. Mia nonna era in una casa di riposo, che fino all'ultimo, devo dire, sono stati bravissimi. E per tutta la prima ondata sono riusciti benissimo a tenere la situazione sotto controllo. Adesso però il virus purtroppo è entrato anche lì. Purtroppo nonna ha già un po' di problematiche sue ai polmoni, quindi siamo tutti un po' in ansia per la situazione. Più che altro io non la vedo da un anno praticamente e adesso sicuramente non si può proprio andare a trovare. Quindi vediamo un po' come si evolve la situazione. Con ciò non sono qui per farvi pena o per ricevere messaggi di conforto, solo per dirvi che finché appunto non ti tocca da vicino, giustamente, insomma, pensi un po' che sia una cosa distante e è successo così la scorsa quarantena, comunque sì, vedevo la TV tutti i casi, tutte le problematiche, però finché non mi ha toccato così da vicino un familiare, l'ho sempre visto lontano il virus, invece c'è, è qui. Cercare di prendere più precauzioni possibili, la mia precauzione adesso è di lavorare da casa. Almeno questo minimo passo. Quindi quello che vi voglio dire con questo messaggio, che già l'ho detto su Instagram, è che so che voi siete sicuramente persone che cercano di rispettare i regolamenti, insomma, le direzioni che ci hanno dato, però cercate di sensibilizzare anche persone che magari sono vostri familiari, amici, che però insomma non gliene frega più di tanto magari di mettere mascherina o rispettare certi distanziamenti. E come sensibilizzazione io suggerisco facciamo colazione. Mi sono preparata la colazione ieri sera. Questa qui è una colazione che ho spammato tantissimo su Instagram, sicuramente anche qua su YouTube. Comunque, semplicemente ho preparato la cremina al cioccolato con proteine in polvere e cioccolato fondente sciolto, mescolando con un po' di acqua. E dovete riuscire a fare una crema densa, non liquida. Poi ho bagnato un po' i biscotti e per non metterli proprio da secchi e ho alternato con la cremina tutta la notte in frigo e adesso vi faccio vedere il risultato. Dentro è rimasta un po' di cremina al cioccolato e adesso ci faccio il caffè latte. Allora, stavolta i miei hanno lasciato sul tavolo questo, quindi suppongo sia un suggerimento per me di usarlo. Sicuramente. Mix tra latte di soia e latte di mucca. Comunque in questi giorni è davvero tanto caldo, tipo 17 gradi. E tra poco alle 9 e mezza c'è il catturone per Yuki. Arriva la veterinaria circa 10 giorni fa, sono già passati 10 giorni, mamma mia. Abbiamo fatto la sverminazione
veterinario ha detto dopo, insomma, tra 10 giorni arrivo che facciamo il vaccino. Catturone. Io non posso prenderle qua. Allora, tu la prendi così per il coppino. La prendi per il coppino, cerchiamo di immunizzarla il meno possibile, con l'altra gli fai delle coccole, vediamo se riusciamo a farle la vaccinazione senza troppi traumi. Ok, vedi poi alla fine. Aspetta che ti guardo però, fammi vedere se sei a posto. Le orecchie sono pulite. Sì. Fai sentire anche il pancino. Oh, mamma. Ma no. Del secondo caffè. Oh, la mamma fa il pane. Benedizione. Aspetta. Abbiamo una pettorina con un guanzaglietto, così la posso portare un po' in terrazza perché siamo al terzo piano e non vorrei che mi facesse dei voli. Una spazzola. Proviamo subito. Dovrebbe tirare via te. Aiuto! Non lo so se vi piace, ma come si mette? Questo andrà nel torace. Devi infilare la testa qui. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Sono quasi le 18. Yuki si è messa su di me da 40 minuti, si è seduta qua sulle mie gambe. Ha dormito tutto il pomeriggio, è stata tutto il giorno con me in camera, è stata vicino al mouse, ha dormito sul letto e poi si è messa qua sulle mie gambe. Cioè, è assurdo come lei vuole stare con me. Bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Great outdoors, forever free. Sometimes you need to go.